alimento poco attraente, valorizziamolo ragazzi! Certo, a volte è vero che l'abito non fa il monaco, pensiamo ad esempio alle cozze dei molluschi che sicuramente non si possono definire dei campioni di bellezza, però quando cucinate correttamente si riempiono di gusto e sapore. E oggi vorrei proporvi le cozze alla tarantina con un sughetto di pomodoro favoloso. 800 g circa di cozze, 100 ml circa di vino bianco secco, sale quanto basta, peperoncino, prezzemolo, aglio, 400 g di passata di pomodoro oppure di pezzettoni e 2 cucchiai di olio extravergine. Come al solito mi sono portata avanti e ho pulito molto bene le cozze, che devono essere freschissime, mi raccomando, scartate quelle aperte o quelle rotte. Ripassiamo velocemente la pulizia delle cozze, comunque dopo averle sciacquate bene sotto l'acqua, magari sfregatele anche tra una conchiglia e l'altra per togliere quelle imperfezioni che possono finire sulla conchiglia. E poi togliamo la barbetta o bisso, semplicemente così, tra le mani. Adesso procediamo con la cottura. La caratteristica delle cozze alla tarantina è la presenza del sugo di pomodoro come base, quindi prima noi ci portiamo avanti, ci prepariamo il sughetto e poi vediamo come far aprire le cozze. Qui in una pentolina ho versato 2 cucchiai di olio extravergine, ho aromatizzato con uno spicchio di aglio, se vi piace il sapore dell'aglio potete anche tritarlo insieme, e aggiungerei un po' di peperoncino che io ho essiccato in casa, ho tolto i semini e poi l'ho ridotto a pezzettini. Facciamo insaporire un po' l'olio, che ci siamo praticamente, e uniamo il pomodoro. Io ho scelto dei pezzettoni, però va bene anche la passata se gradite, oppure dei pelati. Mescoliamo bene, possiamo alzare la fiamma e lasciamo asciugare un pochino. Copriamo con il coperchio e vediamo come fare con le cozze. Ho scaldato molto una casseruola senza aggiungere condimento e uniamo le cozze così. Mescoliamo 2-3 volte. Ops, una è anche scappata. E poi copriamo subito con il coperchio in modo che il calore rimanga tutto intrappolato all'interno. Non ho aggiunto l'olio perché? Perché intanto ce l'abbiamo già messo all'interno del sugo di pomodoro. E poi perché in un secondo momento andremo a filtrare il sughetto che rimane, ma poi vi faccio vedere bene bene passo passo. Per facilitare la schiusura delle cozze possiamo anche muovere la casseruola in questo modo. Ovviamente questa è la mia versione, quella che mi piace di più delle cozze alla tarantina, però ovviamente esistono anche altre versioni. Vedete che pian piano le cozze cominciano già a schiudersi. Sempre fiamma alta, mi raccomando. In questa fase, per togliere anche un po' l'odore delle cozze, possiamo sfumare con del vino bianco secco. Ci siamo! Le cozze si sono schiuse in 4 minuti 5 massimo. Che cosa dobbiamo fare? Vi consiglio di scolarle così con una schiumarola e di sistemarle su uno scolapasta. In questo modo. Vi dicevo prima che avrei fatto filtrare il sughetto, quindi ho sistemato un colino sopra, o meglio dentro ad una ciotola, mettiamo un foglio di carta assorbente, ma va bene anche una garza sterile, filtriamo il sugo delle cozze. Questo accorgimento è utile per evitare che finiscano delle impurità all'interno del piatto, anche se comunque le cozze le abbiamo ben lavate. Ci siamo, abbiamo dunque ottenuto un bel sughetto, sicuramente senza impurità, e adesso si può assemblare il tutto. Quindi nella stessa casseruola, dopo vi suggerisco anche di lavarla bene per togliere sempre tutte le impurità, rituffiamo le cozze. Mettiamo sopra questo sughetto, magari togliamo anche, che mi sono dimenticata, l'aglio. Eccolo qua, individuato. Aggiungiamo il sughetto. E anche ovviamente il sugo che abbiamo filtrato.
così poi qui una bella scarpetta non può mancare. Mescoliamo il pepe, non lo mettiamo perché abbiamo già messo il peperoncino prima, quindi non avrebbe senso. Poi se volete caricare ancora di più, vi suggerisco eventualmente di aggiungere altro peperoncino. Quindi utilizziamo o solo il pepe o solo il peperoncino, almeno questo è il consiglio che posso darvi. Facciamo bene insaporire, 2-3 minuti. A questo punto possiamo aggiustare con un po' di sale, ma non troppo perché le coste sono già salate di per sé. E poi un tocco di freschezza con il prezzemolo, ma mettetelo sempre alla fine, così rimane proprio il bel aroma di questa erba aromatica straordinaria. Mescoliamo e possiamo servire. Vedete, non serve spendere sempre troppi soldi con pesci pregiati, anche le cozze, facili da reperire ed economiche, fanno il loro grande successo a tavola. Ma accidenti, mi sono dimenticata una cosa fondamentale. Per la scarpetta serve il pane. Aspettatemi, vado a correre a comprare il pane e poi me le pappo tutte. Ciao!